Ma questo è un Transformer, non è un panino, cosa stai creando? Bentornati in un nuovo vloggazzo, ovvero il riassunto di quello che abbiamo fatto nelle scorse settimane. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se guardate spesso i nostri video e niente, cominciamo. Qualche giorno fa io e David eravamo al supermercato perché dovevamo fare la spesa per un video dei lifehack. Come saprete tutti, i lifehack abusano dell'aloe vera. Per esempio qua a fianco vedete c'è questa pianta che è l'aloe e la usano per un lifehack. Ebbene, al supermercato, nel reparto delle bibite gasate, delle bibite, delle bevande, abbiamo trovato questo. Questa è una bevanda all'aloe vera, anche da bere, cioè non solo per spalmarsela sui piedi. Cioè vedi che ci sono tipo i grumi. Quello che vogliamo fare è assaggiare questa cosa e vedere se è buona. Questo è il mio bar. Che drink vuole, signora? Qualcosa che si possa bere ma anche spalmare sui piedi. Sentiamo l'odore. Ma sa di uva? È vero. Cioè uva 100%. Qua si vede bene che ci sono dei pezzetti dentro. Cioè sta roba cos'è? Pezzi di aloe vera. Sembra succo d'uva. Siccome non ci fidiamo e non siamo soddisfatti di questa cosa, perché secondo me ci hanno truffati, ci hanno messo l'uva lì dentro e non l'aloe vera, adesso andiamo a prendere della vera aloe vera. Dov'è che andiamo a prenderla? Non lo so. Dove la vendono l'aloe vera? Non lo so. Prima proviamo al supermercato. Tengo a precisare che... è successo? Che Fred non ha preso da tanto la patente. Cavolo era quell'esplosione di prima allora? Direi di andare nella sezione dei vegetali. I vegetali. Delle verdure, dai, abbiamo capito. Cioè dove devo cercare per trovare? Non lo so, che sto andando a caso. Siamo stati dentro al supermercato per cercare la vera aloe vera e non abbiamo trovato niente, ovviamente. Quindi dobbiamo cercare da qualche altra parte. Andiamo da uno che vende piante. Dov'è l'aloe vera? La sento vicina. Queste sono piante finte, vecchio. Come sono piante finte? Sì, dai, c'hanno i brillantini. Ma se tipo io vengo qua e mi inizio a mangiare la lattuga? Vedi uno che entra dentro al negozio con una forchetta, un coltello. E tu, dov'è l'aloe vera? Eccola qua, aloe vera trovata. Erpianta! Diamole un nome a questa pianta. Maurizio. Ma non è una femmina. Chi sei tu per decidere cos'è? Scusa Maurizio, scusami. Te lo mangi te questo pieno di terra? Boh! Ma perché puzza così tanto? Sa di cipolla. Sa di marcio. Non è la terra forse. Ma non è il coltello magari che... No. Non è magari... No. Ma io pensavo profumasse. Anch'io. Ecco perché sapeva di uva quell'altro. Mica possono farlo al gusto cipolla. Sì, il problema è che dobbiamo mangiarlo sto schifo. Ma siamo sicuri che non è velenoso? No. Cerchiamo un attimo. Un sapore asprissimo. Una consistenza di cadavere. Puzza di merda. Aloe vera bocciatissima. Quel succo lì era succo d'uva e l'aloe non c'entrava niente. Praticamente qua dentro ci sono due maschere che simulano la visione di uno super mega iper ubriaco. Cosa vuol dire? Che noi quando ce le mettiamo non vediamo così, ma vediamo così. Cioè fondamentalmente tu non riesci a capire assolutamente niente. La sfida iniziale è la seguente: vince il primo che riesce a versare l'acqua nel bicchiere, riempirlo e poi berla. Questa è una lotta tra ubriachi. No, no. Oh, Dio! Non capisco un c***o, ragazzi. Faremo una partita a calcio. Quel tavolo lì sarà la mia porta, mentre quelle due sedie saranno la porta di David. 3, 2, 1, via. Da dove? Porca bestia! No! No! Gol! No! Ed è gol! Quello che andremo a fare adesso è un'idea di David, quindi se farà schifo, mi raccomando, sapete già a chi dare la colpa. L'obiettivo sarà quello di cercare una parola casuale sul dizionario e poi dovremo rappresentarla sopra queste tele con queste bombolette a spray. La difficoltà però dove sta? Sta nel fatto che dobbiamo usare questi occhiali. Quello che andremo a disegnare sarà cavallo. Che la sfida abbia inizio da ora. Oddio! Vecchio! Vecchio! Non so neanche più. Cioè, io vedo tre volte. Ragazzi, ho quattro mani. Dai, non riesco ad aprirlo. Aiutami. Ok. Oddio, non si vede niente. Quante gambe ho fatto? Non riesco a contare quante gambe ho fatto. Oddio santo, cosa sto creando? E non capisco, mi sembra un fungo sta roba che ho fatto. Questa è la criniera.
No, vecchio, secondo me io sto creando un abominio di quelli. Ok, questo è il mio risultato finale ed è quello che vedo io. Io ho concluso la mia opera d'arte, più di così non riesco a fare. Ok, vediamo. 3, 2, 1, via. Oddio mio. Dio santo. Cos'è sto sgorbio? Io sono impressionato da quanto faccia schifo il mio. Io volevo fare un'immagine di questo tipo, ok? Dove si vede la testa del cavallo fatta bene. È venuta fuori sta roba però. Che schifo. Direi di chiedere un'opinione a un famoso critico d'arte. Cos'è sta roba? Devi dircela. Devi dirci cos'è. Due lenzuola. E fin qua ci siamo. Rovinate. È un animale, una giraffa. Una giraffa? C'è un coniglio lì sotto. Quello è un coniglio, ok? Un coniglio, no, c'ha troppi piedi però. C'ha troppi, troppi piedi, ragazzi. Questo non si capisce niente, questo. Come? È un quadrupede fatto male. Ok, vabbè, vabbè. Un orsetto simpatico. Beh, io finora in tutte queste considerazioni non ho mai sentito la parola cavallo. Penso che sia un po' un problema. Non so se lo sapete, ma un sacco di dispositivi che abbiamo in casa funzionano con i raggi infrarossi, tipo il telecomando, quando tu schiacci il pulsante. In teoria dovrebbe esserci un laser che parte e arriva alla TV. Il problema è che noi non possiamo vederlo con i nostri occhi. Però abbiamo la videocamera a infrarossi che in teoria è in grado di vedere questi raggi invisibili a noi. Vogliamo vedere se effettivamente funziona questa cosa. Qua ho cominciato a registrare con la videocamera a infrarossi. Schiaccio 3, 2, 1. Che cos'hai? Cioè si vede ma... Si vede? Cioè si vede una lampadina che si accende e si spegne. Vediamo il Face ID. Il Face ID in teoria dovrebbe sparare un sacco di raggi laser sulla faccia. Oddio! Il Face ID si vede un botto! Oddio! No, ho visto la luce del Face ID. Vediamo il telecomando della macchina. Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Future Camera 89. Porca vacca! Vecchio, no, ti giuro, ha fatto un effetto assurdo. Fammi vedere. Guarda. Hakuna Matata ragazzi. Porca vacca ragazzi, la scienza. C'è qualcos'altro che funziona a infrarossi? No. No, questo era l'esperimento. Vecchio, guarda il mio piede. Il mio piede è infrarossi. È l'esperimento peggiore che sia mai stato fatto. Abbiamo comprato KFC, McDonald's e Burger King. In pratica io e Fred dovremo fare un panino a testa utilizzando gli ingredienti di vari fast food. Il mio panino al Burj Khalifa. No, basta! Basta! Prima di registrare ho detto Burj Khalifa, ok? E lui fa, ah no, è il mio panino. E io faccio, no, è il mio. Allora... Burj Khalifa! Non osare copiare il nome del mio hamburger. Come panino base io c'ho il Bronx Steakhouse del Burger King, mentre io invece c'ho un panino del McDonald's che si chiama My Montasio Selection. Eccolo! Un panino che sembra totalmente standard. Che brutto il tuo panino. Siamo pieni di cibi extra, di contorni dei vari fast food. Qui abbiamo roba di Burger King, KFC, roba di McDonald's. E quello che dobbiamo fare è creare il panino definitivo. Chi dei due riesce a fare quello migliore vince. Bene, diamo inizio alla sfida. Tu cosa fai per prima cosa? Per prima cosa io chiamerò il mio panino Burj Khalifa. Basta! E ci mettiamo questo big coso di pollo. Io non voglio metterci tutto il pollo, attenzione. Io ci metto solo l'impanatura. E poi ci mettiamo un bel, non so cosa sia, però l'ho preso KFC, quindi penso sia pollo. Questo è il tender crispy. Tender crispy? Sì. Mi dicono dalla regia che è un tender crispy. Lo aggiungiamo. Sembra un panino del Burger King e un tizio dell'autogrill che ci ha cagato sopra. Dai! Però attenzione, non vogliamo solo limitarci a carne animale. Quindi prendiamo anche carne vegetale, come questa pannocchia. Guarda qua, Fred, un po' di pannocchia. Carotine gustososse. Snackrit per il popolo! Che schifo. Io pensavo un botto fenomenale. Spiegami dove vuoi mettere quel pisello. No, non metto tutta la carota. Anzi, no, devo mettere scaglie di carota ancora. Scaglie di carota. Eccola qua. Questo è un chili cheese ball, quindi una pallina al formaggio e al chili del Burger King. Io la apro già per rilasciare. Pensavo uscisse del formaggio colante. Aggiungiamo i panzerotti del McDonald's. Oddio, sta per cadere tutto.
Ma questo è un Transformer, non è un panino, cosa stai creando? Il mio panino è pronto. Ah, questo è il risultato finale. Perché? Boh, perché fa un po' cagare la minchia. Analizziamo il mio panino. Ha la specialità di avere il formaggio fritto, no? Quindi io rimarrei in tema e baserei questo panino comunque sul fritto. Direi di fare una rivoluzione, ragazzi, ovvero mettere le patatine fritte nell'hamburger. Mettiamo un po' di patatine, dai. Posso assaggiare una patatina? Sì. Ma l'hanno appena raccolta dal campo, che è così fredda. Poi prendo gli onion rings del KFC, molto belli, danno classe al mio panino. Perché il tuo sembra già più bello del mio? Perché lo è. Poi all'interno del cerchio degli onion rings metterò questi, che sono tipo delle pepite di pollo fritto. Per finire metto un po' di scaglie di parmareggio che ho preso al McDonald's, giusto per renderlo proprio gourmet. Guarda qua, che nevicata di parmareggio. E voilà, panino concluso. Cos'hai da dire a riguardo? Orribile, molto meglio il mio. Quindi questo è il confronto finale tra i panini. Come potete vedere, questo è quello di David e questo è il mio, gourmet. Scrivete sotto nei commenti secondo voi qual è il migliore. Dal punto di vista estetico te la do vinta, però non è detta l'ultima. Proviamo ad assaggiarlo. Madonna, ma come faccio a morderlo sto coso? Io come nome al mio panino gli do Burj Khalifa. Anch'io. Non puoi copiarmi il nome. Io lo chiamerò trucco di magia. Perché? Schifo. Penso sia il nome più brutto che abbia mai sentito per un panino. Sì, trucco di magia. C'è un motivo. 3, 2, 1, via. Oh, a me piace. Ah, anche a me. Peccato che tipo le carote non c'entrino proprio in c***o. Cosa facciamo? Scambio. A me piace più il mio. Ma sai che anche a me piace di più il tuo. Incredibile! Assurdo! Il tuo sa di fritto e basta. Sei sul serio? Questo è buono. Ve l'ho detto! Trucco di magia! Sì, ma c'ha un osso. È questo. Il trucco di magia. Bene ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. E niente, noi continuiamo a mangiarci queste opere d'arte veramente fantastiche. Ci vediamo settimana prossima. Ciao!